Ben ritrovati amici di Elba Press, apriamo questa edizione del telegiornale dell'Isola d'Elba parlando di cronaca. Un brutto fatto di cronaca è avvenuto a Portoferraio qualche giorno fa. Una donna pregiudicata di 35 anni ha accoltellato all'addome una barista, forse per un impeto di gelosia. La dinamica sulla quale stanno indagando i carabinieri sembra chiara. La vittima si trovava nel bar dove stava lavorando quando la donna è entrata scagliandosi contro di lei, dopodiché è scappata. Subito sono scattati i soccorsi e ed immediato è stato l'intervento dei carabinieri, che hanno individuato la donna, l'hanno arrestata e trasportata al carcere di Firenze con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è stata operata e per fortuna sembra non essere in pericolo di vita. E questa, parliamo adesso di politica. Questa, come sapete, è una settimana calda e non solo per il clima e le temperature. La politica infatti prevede le elezioni amministrative domenica 12 giugno. Qui all'Elba si voterà per il rinnovo, la riconferma di 3 amministrazioni comunali, nello specifico Marciana Marina, Campo nell'Elba e Porto Azzurro. Ieri vi abbiamo fatto vedere l'incontro organizzato da Elba Press tra i 2 candidati sindaci di Campo nell'Elba e oggi è la volta di Marciana Marina. I candidati sindaci, il primo è Flavio Mazzei della lista per Marciana Marina, che sfiderà la sindaca uscente Gabriella Allori. Vediamo le sue parole nel servizio. Flavio Mazzei è il candidato sindaco della lista per Marciana Marina alle elezioni amministrative del 12 giugno. Mazzei, 69 anni, è stato dipendente del Monte dei Paschi di Siena, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali, e sfiderà la sindaca uscente Gabriella Allori. Ma quali saranno le prime azioni che eventualmente il candidato vorrà attuare se eletto? La priorità è quella del porto. Noi vogliamo fare la revoca del porto e siamo come prima cosa, e siamo suffragati da un parere legale che abbiamo già chiesto, che ci dice che lo possiamo fare in modo da evitare che il porto venga realizzato con il progetto che fece Giumei 6 anni fa, che è troppo impattante sul paesaggio di Marciana Marina. L'altra cosa che vorremmo fare giusto nei 100 giorni, cioè prima della fine di settembre, è dare un incarico a un tecnico, a uno studio specializzato per l'arredo urbano, per la riqualificazione del lungomare. Ancora non abbiamo deciso se sarà un incarico singolo oppure un concorso di idee, però entro la fine di settembre vorremmo aver realizzato almeno l'incarico in modo tale da avere a breve dei progetti da scegliere. Un paese come Marciana Marina, il più piccolo della Toscana, ha comunque delle criticità e delle priorità. La criticità del territorio, diciamo che è la depurazione dei reflui, che in qualche modo va migliorata e perseguita per evitare sversamenti a mare, come purtroppo qualche volta succede in momenti particolari di afflusso eccessivo. La pulizia del paese, soprattutto negli stradelli, nelle zone retrostanti in lungomare, che secondo me vanno tenuti un po' più in ordine per consentire a tutti di usufruirne con più facilità, insomma. Per quanto riguarda invece il pregio di Marciana Marina, io dico il paesaggio, nel senso che Marciana Marina è il più piccolo paese della Toscana, ha un territorio abbastanza limitato e comunque il paesaggio negli anni non è stato per niente compromesso, insomma le costruzioni sono state pochissime, inserite nell'ambiente e nel verde in maniera che quasi non si vedono, quindi diciamo che il paesaggio è rimasto com'era negli anni. L'amore per Marciana Marina, il profondo senso della democrazia, la volontà di attenersi agli ideali della più specchiata onestà e il rispetto dei propri cittadini sono i principi che ci accomunano, spiega Mazzei, parlando della lista per Marciana Marina. Poi lancio un appello agli elettori. Io penso, per la serietà dimostrata negli anni e perché abbiamo messo insieme una lista di marinesi che amano il paese e che vogliono, secondo me, fare le cose con celerità, quindi riuscire a realizzare nei 5 anni qualcosa che contraddistingua Marciana Marina e la porti, la tolga dal torpore in cui
è accaduta in questi ultimi anni. C'ha tanti angolini Marciana Marina che non sono stati valorizzati, vanno valorizzati e curati in modo tale che tutto il paese, non solo il lungomare, dia un'immagine di un paese al passo coi tempi, insomma. E come già detto, la sindaca uscente di Marciana Marina, Gabriella Allori, si candida per un secondo mandato con la lista Per Crescere Insieme. L'abbiamo intervistata per un ultimo appello alla cittadinanza. Vediamo il servizio. Gabriella Allori, sindaco uscente di Marciana Marina, si propone per un secondo mandato con la sua lista civica Per Crescere Insieme. A pochi giorni dal voto l'abbiamo incontrata per annunciare le sue intenzioni in caso di riconferma, a partire da quella che considera una priorità. Prima cosa da fare sicuramente è dare un incarico di progettazione per la riqualificazione del lungomare, perché con un intervento assolutamente non stravolgente, perché ha bisogno proprio che gli sia restituita la dignità che merita. È oltretutto il lungomare una parte importante del paese, perché introduce un percorso che arriva sotto la torre, altro obiettivo da portare a casa, e arriva al porto. Obiettivo anche questo che dobbiamo finalizzare. Abbiamo riscontrato, anche per effetto di quello che ci perviene dalla cittadinanza, intanto dare subito un incarico di studio per una viabilità più consona alla stagione turistica, tenendo conto però delle esigenze di tutti gli operatori e gli esercenti che in quest'ambito operano, quindi cercando di creare i minori disagi possibili agli operatori del settore, però andando incontro a quella che è la richiesta della stragrande maggioranza della popolazione, che vorrebbe un lungomare e una passeggiata finalmente fruibile a 360 gradi. Secondo la sindaca uscente, sul fronte delle criticità del paese la più importante, anche se sono già previsti interventi risolutivi, resta la depurazione. Perché siamo comunque una località turistica d'eccellenza e sotto questo punto di vista siamo ancora carenti, c'è ancora tanto da fare, però ci tengo a precisare che siamo stati inseriti in un piano di investimenti per un intervento di depurazione di secondo livello, quindi uno step migliorativo e successivo a quello che abbiamo oggi, per andare poi verso una depurazione vera e propria, un depuratore vero e proprio. E questo è previsto nel 2023. Siamo già inseriti nel piano degli investimenti di ASA, quindi è una cosa che da convenzione abbiamo già in programma. E poi un accenno all'urbanistica, per cui invece non ci sono particolari problemi. Dal punto di vista dell'urbanistica abbiamo approvato il piano operativo comunale nel pieno rispetto della norma regionale che chiede un minor consumo del suolo disponibile, e abbiamo comunque predisposto un piano rispettoso di queste regole che diventerà efficace come strumento subito dopo la sua pubblicazione, quindi penso che nel giro di un paio di mesi dovremmo avere anche questo strumento. E quello dal punto di vista urbanistico, diciamo che io non vedo grandissimi interventi da fare, perché il paese è questo, è importante mantenere quello che c'è, quello che è l'identità e la visione del paese. Una delle eccellenze del paese. Abbiamo lavorato 5 anni con grande senso di responsabilità e sono stati 5 anni, io mi auguro che le persone me lo riconoscano, sono stati 5 anni non facili, perché all'interno di questi 5 anni abbiamo dovuto fronteggiare una pandemia che ha comportato anche dei notevoli rallentamenti sulla macchina amministrativa. La mia compagine comunque si è veramente spesa tantissimo per il paese, perché tante sono le cose che abbiamo fatto, ma tantissime sono quelle teoriche che non si vedono, ma non per questo meno importanti per una comunità piccola come la nostra. Noi con grande senso di responsabilità pensiamo che ci chiediamo che ci sia data la possibilità di fare un secondo mandato per raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato. Bene, adesso andiamo a Portoferraio, dove torna il tradizionale mercativo estivo serale. Quest'anno si svolgerà come sempre nell'area pedonale di Piazza Marinai d'Italia e di via Vittorio Emanuele II. Le bancarelle saranno aperte a partire dalle 19 da sabato 25 giugno fino a domenica 11 settembre. Bene, anche per oggi è tutto. Per ogni aggiornamento seguiteci sui nostri canali social e sul sito di Elba Press. Grazie per averci seguito, come sempre a presto con Elba Press.